primavera. Figline Valdarno ha ospitato una delle manifestazioni più attese da cittadini e turisti che visitano il paese in questi giorni, dopo il successo della prima edizione. Il comune di Figline Incisa Valdarno, insieme alla Proloco Marsilio Ficino e Sicrea, hanno dato vita a Primavera 2014, un'esplosione di festa, di gusto, di tradizioni e sapori provenienti dalle più diverse longitudini del nostro paese. In piazza Marsilio Ficino sono stati montati gli stand con le mozzarelle campane, il pane pugliese, il formaggio sardo e il prosciutto emiliano. Naturalmente non potevano mancare i tipici prodotti toscani, dalla schiacciata al lampredotto, dalla ribollita alla panzanella e molte altre specialità di questa terra. Un weekend ricco di sapori che ha permesso a tutti i visitatori di gustare i prodotti enogastronomici di tutto il territorio nazionale, ma a decorare la piazza c'erano anche gli arredi da giardino, i fiori e le piante. E poi ancora le macchine agricole, i trattori, le biciclette, i prodotti per il giardinaggio e tanti oggetti artigianali in esposizione. Che prodotti proponete qui? Quali sono i vostri prodotti? Tutti i salumi e formaggi tipici toscani, il vino tipico toscano, in più anche prodotti tipo il peposo all'imprunetina, la panzanella, la ribollita, la trippa alla fiorentina, tutti i classici prodotti dell'enogastronomia toscana. Non usciamo dalla Toscana. Voi precisamente in che zona della Toscana siete? Noi veniamo da Firenze e giriamo la Toscana alla ricerca di tutti i migliori prodotti, secondo il nostro giudizio, per ogni tipo di categoria, formaggi, salumi, eccetera. Giriamo tutta la regione. Come è prodotta la ribollita? La ribollita si fa, è praticamente un piatto di recupero, cioè si fa è un minestrone avanzato e con il pane del giorno prima, anche di 2 giorni prima, lo uniamo insieme. L'importante è che ci sia tanto cavolo nero, tanti fagioli e poi niente. E più si cuoce, più viene buona. La panzanella invece? La panzanella è uguale, è una sorta di ribollita fredda, si fa con le verdure crude, cetrioli, pomodori, lattuga, cipolla rossa, aceto, olio buono, sale e il pane bagnato sempre del giorno prima. Vengono quindi da tutta la Toscana? Da tutta la Toscana, ci abbiamo la soprassata di viene da San Gimignano, la sbriciolona da Scarpaccia, che è una zona del Casentino, la porchetta alla Val Tiberina, e poi il pecorino da Follonica, tutta la Toscana, si prende tutta, non lasciamo niente di scoperto. A Primavera 2014 ci sono stati incontri e degustazioni di olio extravergine d'oliva, la preparazione di cioccolatini a cura dei ragazzi allievi degli istituti alberghieri del territorio, e poi la sfida tra il kebab dell'azienda Italmar del ristorante al Marrakech di Pisa e il lampredotto dell'azienda Castello Trippe di Castelfranco di Sopra in provincia di Arezzo. Come è preparato il lampredotto, il vero lampredotto toscano? Il vero lampredotto toscano è preparato con tutti gli odori, dentro noi lo chiamiamo il pentolino in cui c'è l'acqua con tutti gli odori e poi viene messo il lampredotto e questo viene fatto bollire all'incirca per un'ora e mezzo,
Dopodiché si può servire dentro i panini con i vari condimenti, sale, pepe, peperoncino, salsa piccante, salsa verde e così via. Quali parti vengono utilizzate per il lampredotto? Il lampredotto è precisamente l'ultimo stomaco dell'animale bovino, bovino adulto di 18 mesi, e sarebbe l'ultimo apparato digerente. Invece la trippa toscana come è preparata? La trippa toscana è preparata, diciamo, più specifica a Firenze, viene preparata con il pomodoro, che viene fatto un soffritto, poi aggiunto il pomodoro e a quel punto anche quella all'incirca due ore di cottura ed è pronta per servire in tavola. Anche la trippa viene accompagnata con diverse cose, con i fagioli, con altri ingredienti? La trippa può essere accompagnata con molti altri ingredienti, può essere fatta la trippa con le patate, può essere fatta la trippa all'enzimino che sarebbe con le verdure, può essere fatta la trippa fritta, può essere fatta la trippa bianca così fredda da mangiare un piatto estivo, che quella viene condita con tutti, diciamo, pomodori, olive, prezzemolo e così via, e mangiata fredda. Però che va fatto con tacchino e pollo, è preparato con la piadina, con tutte verdure. Voi lo servite con la piadina, in particolare perché qui in Toscana solitamente che pane si usa? Va servito anche con panino arabo, diciamo, poi più che altro la piadina. Il kebab che carne usa e quale parte della carne? Ci sono tanti tipi di carni, c'è il kebab fatto con tacchino pollo, se no di manzo, poi c'è addirittura di agnello. Però quello che più, diciamo, più prodotto è quello di tacchino pollo. Che salse vengono utilizzate solitamente, almeno il vostro turco? Yogurt, salsa yogurt. Solo yogurt? A regola va fatto solo con yogurt. E la gente che vuole anche qualche spezia? Sì, il ketchup, queste cose qui, però va fatto solo con yogurt. Però ora si fa anche, qualcuno che le piace anche col ketchup, si fa anche ketchup maionese e piccanti. La cipolla, l'aglio? Cipolla sì, l'aglio no, la cipolla. E quale viene quale diciamo kebab viene più richiesto, con quali ingredienti? Tacchino pollo. Tacchino pollo e con tutte le verdure, pomodoro, cavolo, le carote, questa cosa qui. A Figline Valdarno non c'è stato spazio solo per il cibo, anche la solidarietà era presente in un'atmosfera di festa. Infatti tra gli stand di Primavera 2014 ce n'era anche uno dedicato al cioccolato di Modica e il ricavato della vendita è andato all'associazione Special Olympics Italia, un programma di allenamento sportivo e di competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva. Anche Special Olympics Italia è qui alla Primavera, qui a Figline Valdarno. Cosa promuovete, cosa fate voi? Quali sono le vostre attività? Sì, Special Olympics è innanzitutto un programma internazionale per ragazzi con disabilità intellettiva. Operiamo praticamente a Firenze da circa 3 anni tramite la società canottieri di Firenze e facciamo fare canottaggio a un gruppo di ragazzi disabili con disabilità intellettiva. Siamo presenti anche a Pontassieve con un bel gruppo in cui fanno attività bocce e a Pivanniego le calcette e bocce e pallavolo. Oggi siamo presenti qui in questa bella
manifestazione per promuovere le nostre attività che facciamo sul territorio fiorentino. E in modo particolare, oltre a promuovere la nostra attività sportiva, proponiamo anche la cioccolata di Modica. La cioccolata di Modica ha la sua caratteristica che è praticamente un tipo di cioccolato che è privo di burro di cacao, quindi non fa male, fa esclusivamente bene perché sostiene i nostri progetti. La cioccolata di Modica è prodotta dal laboratorio Casa Don Puglisi, che è una concreta realtà lavorativa per ragazze che provengono dal disagio sociale a Modica. È un progetto voluto dal sacerdote ucciso dalla mafia, e lui sosteneva che dando lavoro alle donne si dava dignità e quindi si riusciva a strappare dalle mani della mafia. Un progetto che poi è stato ripreso dalla Caritas siciliana a Modica, in provincia di Ragusa. E quindi con la famosa cioccolata di Modica che qui possiamo esposta con i vari gusti. Perfetto.